Monsignor Romero, pastore, vescovo, uomo che ha dato la vita per il suo popolo e quindi che ha vissuto la passione. E la passione, guardando alla passione di Gesù, alla morte di Gesù. Ma lui era cosciente, come abbiamo visto nella puntata di ieri, di correre il rischio per il suo popolo. Non cercava la morte, no, non si cerca la morte, ma si è disposti a morire come Gesù pur di liberare il suo popolo, pur di salvare il suo popolo. Nel caso specifico di Monsignor Romero, pur di far emergere la dignità degli uomini, la dignità degli ultimi e la giustizia di cui ogni uomo ha diritto ed è anche portatore. Perché vedete, se noi molte volte siamo ingiusti, noi però siamo chiamati ad essere giusti, a essere uomini, ad essere donne di giustizia. Nel marzo del 1980, quindi nel mese in cui poi venne ucciso Monsignor Romero, Monsignor Romero rilasciò questa intervista a El Diario de Caracas. Veramente devo essere onesto nel dire che alcuni si interrogano sul fatto che questa intervista sia stata veramente rilasciata da Monsignor Romero, ma il curatore del testo da cui vado a riprendere le omelie e i discorsi di Monsignor Romero, padre John Sobrino, che è un gesuita spagnolo, poi naturalizzato salvadoregno, è un teologo e anche lui è sfuggito a un attentato organizzato dai sicari del governo del Salvador a suo danno. Bene, lui dice che dal modo con cui è stata riportata, dallo stile e dai contenuti, ritiene che queste parole siano veramente da attribuire a Monsignor Romero. E Monsignor Romero sembra la domanda se lui era cosciente del rischio di poter morire per il suo popolo, risponde: sono stato spesso minacciato di morte. Devo dirle che come cristiano non credo nella morte senza risurrezione. Se mi uccidono, dice Romero, risusciterò nel popolo salvadoregno. Lo dico senza presunzione, con la più grande umiltà. Come pastore sono obbligato per mandato divino a dare la vita per quelli che amo, che sono tutti salvadoregni, anche per quelli che mi potrebbero uccidere. Lei, conclude Monsignor Romero rivolgendosi al giornalista, lei può dire: se un giorno mi uccideranno, che perdono e benedico coloro che lo faranno. Lui è cosciente di poter morire e di poter essere un seme per il popolo salvadoregno, un seme di rinascita, un seme di resurrezione, e alla fine già preannunzia che nel suo cuore è sempre pronto a perdonare nel nome di Gesù. Ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!